buona domenica! Cominciamo oggi un viaggio speciale, un viaggio in Irpinia, nella verde Irpinia. Amici di Linea Verde, bentornati! Siamo a Nusco, in una bellissima piazza, buongiorno! E in mano ho il maccaronaro. Sapete che cos'è? Bene, io l'ho scoperto oggi. Serve a fare la maccaronara. Però non sarò io il vostro chef, addirittura oggi ne abbiamo due. Antonio Pisaniello. Ciao, ciao Antonio. Ciao, ciao. Come stai? Bene, benissimo. Allora, la maccaronara. Sì, ma sì. Che cos'è la maccaronara? La maccaronara è... Intanto lavoriamo, fammi lavorare. La maccaronara è una pasta. Sì. Una pasta tipica di questa zona. Sì. E di quest'area. E la particolarità di questa pasta è che è fatta di sola acqua e farina di grano tenero. Ah dai. Cioè okay. Solo acqua e farina. Niente uovo. Perfetto. Otteniamo questo spaghettone. Allora, bene. Facciamo la pasta. Allora, tiriamo la sfoglia con la macchina. Ok. Dopodiché formiamo questo spaghetto. Mettiamo un po' di farina. Con il maccaronaro si va a tagliare. Facciamo vedere che sono curioso. Sì. Prendiamo la mira bene, eh? Altrimenti non si taglia, che è difficile. No, quello va da solo, va sì. da solo. Beh, come potete vedere, guardate qui. Sì. Ecco. Okay. Vengono fuori gli spaghetti. Antonio, allora tu intanto prepari la pasta, poi dopo torno da te, perché dovete sapere che qui la maccaronara viene fatta in vari modi e Valentina lo fa in un modo diverso rispetto a quello di Antonio. Perché come lo fai tu? Noi faremo un ragù di zucca con funghi porcini. Ok. Prendiamo la nostra pentola. Sì. Dove appoggiamo olio. Ok. Un aglio in camicia. Valentina Martone, ma sì. Tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 36. Già sei chef? Complimenti. Grazie. Un aglio in camicia e i nostri funghi porcini che abbiamo tagliato. Sì. A questo punto lasciamo saltellare i nostri funghi porcini. Per poi metterci il nostro ragù. Questo è tutto il ragù, esatto, il nostro ragù di zucca. Ok. Metti all'interno e poi dopo la pasta la mettiamo qui. Perfetto. Giusto? Sì. Ok. Allora intanto faccio una cosa. Posso avere un microfono per fare. Eccolo qua. Perché io sono contento quando ci sono gli chef, ma in realtà come viene fatto questo piatto? Lo voglio chiedere a uno di voi. A chi lo posso chiedere? Chi è poco timido? Signora, permesso, scusi. Guardate qui. Buongiorno. Buongiorno. Lei è la signora? Un gelluzzo concetta. Senta, lei come la fa questa pasta? Come la fa? La maccaronara. La maccaronara la faccio con l'acqua e farina. Lavoro bene, sì. Poi fai la... Ma pure lei utilizza... Venga con me. Io veramente ci mettiamo solamente un po' più avanti, che prendiamo la luce del sole, solo quello. State seduti. Ecco, ma anche lei utilizza quel maccaronaro? Sì. È pure di legno, cioè quello di ferro e quello di legno. Però adesso quello di legno? Io uso quello di legno. E gli ingredienti che poi utilizza? E per fare la sfoglia la faccio con la mazzarella. La mazzarella. Certo, una volta era così, è facile farlo così, sì, il lavoro non c'è più. Ma dica una cosa, e poi invece gli ingredienti quali sono? Quelli che utilizza lei? Il succo, poi con la salsa, le pomodole. E se ci vuoi mettere una cosa meglio, un po' di puzzendo. Un po' di? Puzzendo, salsiccia. Salsiccia di puzzendo l'abbiamo noi a Nusco. Ho capito, per farla un cotechino. Il cotechino, ecco, tutto. Questo è il metodo della signora Concetta. Grazie mille, signora. Grazie a voi. Un bacio. Grazie. Grazie. Grazie mille. Gliela lascio. Ok, guarda qui, allora, Valentina. Abbiamo aggiunto ai nostri porcini. Senti che profumo, sentite che profumo. Adesso andiamo a prendere la pasta, Massimiliano. Ok, io vado. Antonio, adesso arrivo, eh. Antonio. Ci sono. Vado? Ci sono. Metto dentro, ecco. Perfetto. Qui. Perfetto. E lasciamo saltare la nostra pasta. E la pasta è pronta. Perfetto. Vediamo invece Antonio. Antonio, tu invece la pasta come la fai? Dopo il taglio bisogna staccarli tutti quanti, uno per uno. E si fanno le matasse, Si gira così. Sì, senti, ecco, però tu come la fai? Abbiamo degli ingredienti che sono semplici: il nostro pomodoro, basilico, il cacio ricotta e il pepe nero. Sì. Questi sono gli ingredienti di preparazione di questa pasta. Allora, vogliamo fare una cosa? Sì. Io voglio vedere però anche il piatto pronto proprio alla fine. Io ho qui con me, vieni qui, vieni Filomena. Un applauso a Filomena. Filomena, lei sarà la mia guida per Nusco. Allora, Antonio, noi intanto ci incamminiamo per il paese. Prima però di raggiungere la piazza tu vieni e ci porti il piatto. Va bene? Va benissimo. Tanto tu lo conosci Nusco, no? Un po', vabbè, ti fai guidare qua, guarda qua. Allora, noi intanto andiamo. Intanto diciamo una cosa, che Nusco viene chiamata anche il balcone dell'Irpinia, vero? Sì,
data la sua altitudine a 914 metri sul livello del mare, offre delle viste prospettiche dal punto di vista anche tecnico e urbanistico che ha ispirato noti artisti come Casciaro, White, Fabbricatore, Megna, Bicchetti e via dicendo. Un gioiello del genere. Noi siamo proprio nel cuore della Nusco antica. E si vede, guardate qua, buongiorno. Sì. Buongiorno. Sì. Aspetta, una curiosità, perché quando li ritrovo, buongiorno, lei si chiama? Alessandro. Alessandro è? Dalla Fortuna Giuseppe. Giuseppe, da quanto tempo suona? È una vita? Continua a suonare? Da 14 anni. Grazie, complimenti. Dobbiamo dire che camminando io mi sono accorto che qui non c'è neanche un secchio dell'immondizia. Come mai questo? Sì, perché abbiamo dato avvio a questa raccolta differenziata, per cui porta a porta. Ecco qua Antonio! Le promesse sono debiti. Mamma, ci dovevamo vedere dopo il nostro piatto. Eccolo qui. Allora ricordiamolo. Allora, tu ricordiamo come l'hai fatto? La macaronara con una salsa di basilico, una fondo di pomodoro, del cacio ricotta e pepe nero. Questo però dobbiamo dire una cosa, è vera cattiveria, caro Antonio, perché me l'hai portato qua e non lo posso assaggiare. E vabbè, sarà per la prossima. Ma grazie si, Antonio. Si può mangiare anche con le mani. No, non posso, grazie. Ciao Antonio, grazie. Ciao, prego. Filomena, vogliamo parlare un po' di Nusco medievale? Sì, anticamente era una città murata, quindi le alte mura erano considerate inespugnabili. Bellissima anche la cattedrale, sì, poi. Sì, la cattedrale è fatta, diciamo, è stata costruita con massi di pietra locale e contiene... Ingloba la torre dell'orologio, il campanile che è oltre che alto più di 33 metri, all'interno ha una struttura croce latina. Sento ancora musica. Sì. Sono nell'altra piazza? Sì. Allora andiamo, raggiungiamoli. Sì. Ciao ragazzi, buongiorno! Buongiorno Nusco! Filomena, ma quanta gente c'è! Che accoglienza! Ma pure la tarantella! Ma sono tutti giovani! Tutti giovani, diciamo! Anche a mezza età! Ma l'avete preparato per noi? Per voi, infatti! Filomena, ma non mi hai detto nulla! Ma... c'è una ragazza che mi sembra di aver riconosciuto. E che balla egregiamente. Mi sembra... fammi vedere bene. Signori, ma quella è Veronica che balla. Ah, tu lo sapevi? No. Io sapevo che stava a ballare bene, pure la tarantella, ma non così bene. Facciamo un applauso a Veronica, l'ho vista, è lei! Vai, vai, vai! E allora a questo punto mi scusi, se permette posso andare? Eccoci! Veronica, ma quale sorpresa! Hai visto? Pure con l'occhio! Sono diventata esperta! Eccoci qua! Un applauso! Grazie! Complimenti! Eccoci qui, a Nusco con Veronica! Massimiliano, fatti abbracciare, sono felice! Hai visto? Allora, sono ritornata sulla piazza a ballare la tarantella! Allora, guarda, ti do anche questo che adesso... Ti ritorna al lavoro? Dentro, sì, perché ho visto mentre stavo entrando... Grazie, signora, bravi voi! Buona domenica a tutti! Magari fosse sempre così! Guarda, fermiamoci qua! Cominciamo qua! Aspetta, sì. Prima di iniziare... Dimmi... Voglio elogiare una cosa. Cioè? Ma balli divinamente. Io perché a una mattina l'abbiamo vista tutti quanti ballare Veronica. Ogni tanto è venuta fuori questa vecchia passione. Però il ballerino che c'è in me non l'hai tirato fuori. Magari un giorno faremo un programma ballando, vabbè. Chi lo sa? Signora. Buongiorno signora, qui? Cosa c'è qua sotto? Questa è la pizza gialla, fatta con farina, cigole, formaggio, pepe. Ma aspetta, una curiosità, perché forse l'ho visto anche con le castagne. Mette tutta la cenere sopra per riscaldare, per far per sì che si... cuocere. Per farla cuocere anche e sopra. E scopriamo cosa c'è dentro allora. Subito. A questo punto. Un, due, tre e voilà! Oh.
Allora io direi una cosa, signora, dato che c'è tantissima gente, non solo di Nusco secondo me, ma sono venuti tutti. Di tutti i paesi vicini. Può iniziare vicini. Anche a tagliare e magari la possiamo dare. Tanto noi continuiamo perché... Tra un po' si mangia. Tra un po' si mangia, ma guardate quanto ben di Dio c'è. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Guarda, guarda, una pietra fungaia di 12 kg e mezzo. Chi l'ha portata questa pietra fungaia? Eccola qua. Dove l'ha presa? Buongiorno. Sulle montagne di Nusco. Come? Sulle montagne di Nusco. A sì, Nusco c'è tutto. Ma come l'ha trovata? Il cane. Il cane riuscì a trovare? Ma una curiosità, quando ha scavato? Non ci credeva che era così immensa? No, non ci credeva, dopo si è vista. E ci credo, e ci credo. E andiamo avanti. Vabbè. Beniamino! Beniamino! Quando si guardate. Parla di castagne c'è sempre Beniamino! Allora, io dico una cosa, dato che lo hai intervistato tu e le castagne, sì, però l'ho raccolte io, questo l'assaggio io. Ecco. Beniamino, questo che cos'è? È un dolce ripieno di una crema di castagne al cacao. Come, Massimiliano? Se noi per tutta la piazza, io non lo so, siamo tantissimi questa domenica, a te Nusco. Dopo, a te dopo. Ecco, tu mangia nel frattempo, io continuo. Ancora tartufo nero. Questo è. Chi l'ha portato il tartufo nero? Lei? Buongiorno, come buongiorno, si chiama? Buongiorno. Tartufo nero di Bagnolo, tuber mesindericum. Ma questo è scorzone? No, no, il tuber mesindericum. Il? Mesindericum. Ah. Buono. Tartufo nero di Bagnolo. E ancora? E guardate quanti prodotti. Ah. E ancora i salami. Allora, chi è responsabile di questo tavolo? Un po' tu. E guarda che c'è. Aspetta, Massimiliano, io devo, sì, passare dietro. Vieni, vieni. La cosa bellissima. No, no, tu tanto vai. Vai là dietro. È una cosa bellissima di Veronica, che lei conosce tutti. Guardate qua. Ormai. Salvatore, vieni qua, Massimiliano, bisogna qua fare. Qua si tratta di brindare, io brindo da quest'altra parte, bisogna... perché... È un brindisi importante mi questo. Mi piace questa novità. Lei parla? No, scusa, io invece mangio perché assaggio. Questo è un prosciutto eccezionale, è vero? Sicuramente è un prosciutto di Venticano, è un prosciutto fatto con amore e passione e tanta qualificazione. Come tanti sono i prodotti di Nusco e di tutta l'Irpina che abbiamo scoperto insieme. Tra l'altro questo vino, Massimiliano, è un vino pluripremiato, perché sono 2 anni che viene premiato come il miglior vino d'Italia, vero? Allora Salvatore, grazie per averci deliziato con questo nettare, alla salute di tutti, ma non finisce qui, Il bicchiere migliore, eccolo qui, buon vino, il miglior d'Italia. Andiamo avanti perché poi... Salvatore Molettieri, eccoci formaggi, qua. Formaggi, mozzarelle, ricotta. Massimiliano, tu non lo sai, io con Ezio Gambone ho munto una vacca. È stata brava Ezio. Ho fatto il caciocavallo però. Tu hai fatto il caciocavallo? Sì. No, io ho girato perché ho visto un po' tutto il lavoro che c'è dopo. Ecco, ecco. Buonissimo. Andiamo avanti, qui abbiamo anche, guarda qua, tanto lui è il nostro agronomo. Salve, grazie. Questi sono formaggi stagionati. Questi formaggi stagionati, chi ne parla? Questo è formaggio bagnolese. Questo quanto è stagionato? Allora, sia da 5 sia da un anno. Adesso tocca 5. A me. Che sì. Caratteristiche ha? Niente, è un formaggio fatto con la pasta cruda, è tipico dell'Irpine praticamente. Tipico proprio di questa zona. Va accompagnato con che cosa? Con del miele, marmellate. E chi ne ha più ne metta. E andiamo avanti. Aspetta, questo lo lascio qui perché vedo il tavolo dei dolci. Dolci ma non solo, guarda qui. La signora gli artigiani che ci sono, che lavorano. E poi... Tu avrai letto sicuramente tutte le interviste. Sì, adesso arriviamo signora, tutte le interviste. La mia specialità è il gâteau. Ah no, non lo sapevo. Bene sì, me il gâteau. Sono perse. Però non so fare questo perché faccio il gâteau di patate. Questo invece è il gâteau di dolce. Dolce, e questo è l'antico dolce nuscano fatto con prodotti semplici, uova, farina e crema. Secondo me deriva da un francesismo, il gâteau mariage, perché è il dolce delle feste. Quindi quanti strati di crema? Due strati, dentro? Uno bianco e uno però nero. Si può fare anche a 3 strati, si può fare anche a 3. E poi se hai visto lì giù in fondo ci hanno fatto anche davanti. Linea verde Nusco. Linea verde Nusco lì davanti. Quelli per sono la nostri, prima allora. Colazione, sì, sono vostri. E questo è anche un dolce antichissimo, i bocconotti. No. È una pasta dolce con ripieno di marmellata. Ma vedo anche il torrone di dente caldo. Brava, eccolo qua, ciao Federico. Salve. Allora, avevamo promesso un pezzettino a Veronica, quali dai? Ce ne sono tanti, magari uno più piccolo, va? Ok. Perché più piccolo? Allora, io mangio. Mangiamo quello. E Veronica, ti faccio vedere una cosa. Forse tu non lo saprai, ma in realtà io so fare anche i cicaluccoli, i famosi cicaluccoli. Guarda qua,
da qui tra da 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 più o meno, ecco fatto. Questo è il cicoluccolo, sì, è vero? Sì. Che è solamente acqua, acqua e farina. Invece per fare i ravioli si mette l'uovo. L'uovo. Sì. Invece la signora qua cosa sta facendo? Lo stesso? Sì, sì, lo stesso. Questo è l'impasto? Sì. Allora a questo punto Massimiliano, una volta che la pasta è fatta a mano, va anche cotta, cucinata e soprattutto mangiata. Allora qui cosa avete preparato ragazzi? Fateci un po' di spazio. Allora, venite qui, guardate cosa c'è in questa pentola. Pasta venite, e fagioli. No, non è pasta e fagioli. No. Lagana e fagioli. Cos'è la lagana? La lagana, comunemente detta, è una specie di tagliatella tagliata a mano in diverse lunghezze. Allora, posso fare una cosa, me la allora permette? Allora io direi di fare una cosa. Tanto io si giro può fare nel paese. Allora, tutti quanti, dato che è l'ora di pranzo, potete venire qui, è pronta? Prontissima. Allora, pronta. Tutti venite a prendere la pasta! La lagana! Allora. Andiamo avanti. No, mi piaceva cucinare qui. Vabbè. Prego, venite, venite a mangiare. E noi dobbiamo chiudere in bellezza. E te la prendi pure tu la pasta. Certo. Noi dopo la dobbiamo prendere. Dobbiamo chiudere in bellezza con un gran brindisi. In che modo? Speciale. Abbiamo parlato, abbiamo visto tantissimi vini. Sì. Rossi eccezionali, bianchi super eccezionali, Doc. Però qui abbiamo qualcosa di diverso. Eh sì, abbiamo un vino di uve stramature, degno di un gran finale come Nusco merita. Anzi, a proposito, nel frattempo che prendiamo, vorrei ringraziare il comune di Nusco, tutti gli abitanti che hanno partecipato a questa domenica insieme fatemi a noi. Fatemi un applauso a tutti quanti voi, perché questo che ci avete organizzato, guardate poi. No, non ci credo. Guarda che grazie. Zumpa, come si chiama? Gruppo. Dobbiamo ringraziare il gruppo Zumpa Gardillo di Monte Zumpa Marano. Gardini. Che mi fate un applauso a tutti voi, guardate la nostra mitica Anna Ebreo, vieni qui Anna. Giovanissima, una cineasta di 33 anni. La cineasta, quindi l'ultimo minuto è dedicato proprio a Nusco, grazie a lei. Noi ci vediamo domenica prossima alle 12.20, sempre su Rai 1, con Veronica e Massimiliano, e soprattutto visitate l'Irpinia. Nusco, ciao a tutti! Salutiamo Rai 1, notizie del TG1, ciao! Il lo meglio giorno, il lo meglio giorno.